panorama delle industrie in Europa si è trasformato negli ultimi anni. Dopo la guerra le officine erano mucchi di rottami, oggi hanno ripreso a lavorare e in molti casi la produzione supera quella dell'anteguerra. Forse è stata proprio la guerra a farci comprendere l'importanza delle industrie. Oggi ci si interessa molto di esse. Sono attrezzate modernamente? Qual è la loro efficienza? Potranno affrontare i problemi del futuro? Anche gli americani si interessano alle industrie europee. Riconoscono che in questo settore sono stati compiuti miracoli, però i benefici non si sono fatti sentire dovunque allo stesso modo. Dicono gli americani, troppi europei mancano di generi di prima necessità. Come mai le industrie non traggono da ciò un forte stimolo a lavorare e a rendere di più? Vedete questa incudine? Qui un meccanico francese nel 1898 impiantò una sua officina. Si chiamava Luigi Renault. Ed ecco cosa sono diventate oggi le officine Renault alla periferia di Parigi. Il vecchio meccanico adottò coraggiosamente i nuovi metodi di produzione americana. Fece sua la massima di Ford. Collocate la materia che si lavora a più di un metro dal suolo e tenetela in movimento. Se la produzione è standardizzata, le merci diventeranno sempre più abbondanti e a buon mercato. Durante la guerra, questo stabilimento fu bombardato ben tre volte. Passata la bufera, l'America porse una mano amichevole. La tenacia dei tecnici e operai francesi fece il resto. Oggi di qui escono 400 automobili al giorno, cioè una ogni 85 secondi. Produzione in serie, quello che occorre all'Europa. Va bene. Però anche l'artigianato ha la sua funzione. Prendete per esempio gli orefici danesi. Il loro lavoro non potrebbe essere compiuto da nessuna macchina. Far perdere agli europei le loro tradizioni di lavoro fine sarebbe un peccato. E che dire dei vetrai di Venezia? Nel loro lavoro c'è tutta la genialità degli europei. Se questo talento, questo amore per l'oggetto accurato andassero perduti a causa della produzione in serie, il mondo diventerebbe più brutto, l'Europa più povera, spiritualmente, ma anche materialmente. Infatti, se abolite gli artigiani in Europa, verrà meno una ricca fonte di valuta estera e molti si troveranno senza pane. Ecco ora un esempio opposto, una fabbrica di bottiglie in Germania. Molti vogliono la buona birra tedesca e, per accontentarli, da questa fabbrica devono uscire 1 milione di bottiglie al giorno. Se la produzione non fosse fatta in serie, sarebbe impossibile. La verità è che non c'è conflitto fra produzione in serie e artigianato. Sono necessarie sia le bottiglie fatte a mano che quelle fatte in serie. È vero, i clienti dell'Europa, sia all'interno che all'estero, badano alla buona qualità, però badano anche alla varietà. E questa fabbrica tedesca è riuscita a conciliare la varietà dei tipi con una grande produzione, che si può ottenere solo con macchinari modernissimi. Sì, varietà e anche quantità, ma c'è un terzo elemento, basso costo. Volete un esempio? Prendete questa fabbrica di stufe a gas. I costi sono scesi, grazie ai nuovi metodi di fabbricazione. Si incominciò dalla fonderia. Prima erano gli uomini a spingere i pesanti crogiuoli verso le forme.
Ora sono le forme che vanno verso gli uomini. Si risparmia molto tempo e anche molte energie. Ogni fase della fabbricazione fu esaminata con gli stessi criteri di economia. Un operaio che lavorava cantonali fece osservare al suo principale che era costretto a fare 5 operazioni servendosi di attrezzi più vecchi di suo nonno, con un irrazionale dispendio di tempo e di energie. Si ricorse allora al sistema molto più moderno della saldatura. Il risultato è che ora il lavoro è fatto prima e meglio. Grazie a queste riforme la produzione è aumentata notevolmente, il lavoro è più semplice per tutti e il costo è diminuito. Nelle fabbriche di mobili svedesi si è fatto anche di più. I metodi più moderni sono stati abbinati al lavoro degli artigiani, moltiplicando la produzione. È questo solo un esempio di come sia possibile mettere d'accordo il lavoro fine, accurato dell'artigiano con le macchine più moderne. Lo stesso si sta facendo in Inghilterra nelle fabbriche tessili, dove si presenta lo stesso problema di quantità e qualità. Qui nel Lancashire si producono tessuti che vengono chiesti da tutto il mondo. Perciò occorre produrre molto, a basso costo e offrendo una larga possibilità di scelta. Osservate come viene preparato il disegno di un tessuto. Un tempo si faceva a mano. 3.000 fili differenti erano scelti e stretti insieme. Era un lavoro di 8 ore per 2 persone ed era il lavoro più noioso e avvilente che si potesse immaginare. Ora il lavoro è compiuto con rapidità e perfezione da una macchina, non ingombrante. E non si pensi che l'introduzione di queste macchine abbia ridotto la manodopera. Questa fabbrica impiega non solo tutta la manodopera locale, ma anche operaie venute dall'estero, specialmente dall'Italia e dalla Francia. L'aumento di produzione significa spesso un accrescimento di personale. Ed ecco un altro caso, la stampa dei tessuti. Anche questo lavoro un tempo si faceva a mano. Il sistema è ancora adottato per certi tessuti finissimi, ma sarebbe irrazionale per i tessuti di qualità corrente. Bisognerebbe impiegare gli uomini come se fossero macchine. Ma anche allora il risultato sarebbe scoraggiante. Oggi i disegni sono incisi direttamente su presse velocissime. L'abile artigiano è sempre là, il suo lavoro è sempre necessario, ma le macchine moltiplicano infinite volte la sua opera. Di conseguenza, l'alta produzione porta a una riduzione dei costi. Insomma, l'avvenire delle industrie sta in una produzione in serie, che sia anche produzione di qualità. In altre parole, rispettando le tradizioni artigiane degli europei, si deve poter far fronte alle enormi richieste del mondo odierno. Si fa presto a dire aumentate la produzione, ma come si fa quando mancano le materie prime? Certo, è difficile che l'Europa possa bastare a se stessa per le materie prime, tuttavia sta già cercando di utilizzare al massimo quelle che ha. Vediamo quello che avviene in questo immenso stabilimento. È nuovissimo, è l'unico che ci sia per ora in Europa. Tutto questo complesso industriale serve per estrarre prodotti chimici dal petrolio. E com'è possibile? Basta modificare la struttura delle molecole del petrolio in modo da avere altre sostanze, come il polistirene. Questa nuova sostanza serve a fabbricare gli oggetti più vari: radio, telefoni, vernici
e anche lo smalto per le unghie. Questa è solo una delle mille maniere per sfruttare al massimo le materie prime. Un'altra maniera consiste nell'estendere l'impiego delle materie prime che abbondano in Europa. In Grecia, per esempio, c'è un bisogno disperato di case. Al Pireo si produceva cemento, ma in piccola quantità. Ora stanno sorgendo impianti grandiosi con l'aiuto americano e la produzione aumenta di giorno in giorno. Lo stesso avviene nei paesi del nord. In Norvegia, utilizzando la calce e l'energia idroelettrica, un nuovo opificio si è messo a produrre carburo. Molto è stato fatto e si sta facendo. L'aiuto americano viene fornito anche per sviluppare le industrie europee, che si preoccupano di aumentare le disponibilità di materie prime. Sì, capisco. Tutto è chiaro. Ma un momento, che cos'è questo? Per l'appunto si riferisce a tutto quello che stavamo dicendo, anzi lo riassume. L'acciaio è il prodotto che è alla base di tutto il progresso moderno. Questa è la prima acciaieria sorta con fini industriali. Fu costruita qui a Swansea, in Inghilterra, nell'Ottocento, all'epoca che va sotto il nome di prima rivoluzione industriale. Ai suoi bei tempi era una delle meraviglie del mondo. Il suo acciaio era eccellente e contribuì a rafforzare la fama dell'Europa nel campo della produzione di qualità. Nella primavera del 1951, queste macchine, sebbene un po' asmatiche, stavano ancora fabbricando ottimo acciaio, 2000 tonnellate per settimana. Questo dice quanto bravi fossero i tecnici che costruirono l'acciaieria, però sarebbe assurdo fermarsi a contemplare le imprese del passato. Un impianto moderno delle stesse dimensioni produce oggi acciaio ugualmente buono, ma in quantità molto maggiore. Ed è appunto d'acciaio che hanno fame le industrie e i cantieri d'Europa. Nel passato gli europei si sono fin troppo compiaciuti a riposare sugli allori, a guardare con scetticismo le innovazioni, a ripetere che ciò che andava bene per i nostri padri sarebbe andato bene anche per noi. Oggi, infine, tutti hanno capito che ciò che si addiceva alla prima rivoluzione industriale è vecchio, sorpassato. Effettivamente viviamo in un altro secolo. Ci troviamo già in piena seconda rivoluzione industriale. Esatto. Nata in America, questa seconda rivoluzione industriale si sta diffondendo dovunque. Figlia di essa è la nuova acciaieria di Morgan, nel Galles. È nata ieri, ma la sua produzione di lingotti d'acciaio supera già 1,5 milioni di tonnellate l'anno. Cioè, produce 25 volte di più della vecchia acciaieria di Swansea. A proposito, sembra una storia patetica. La vecchia acciaieria ha voluto morire in bellezza rendendosi utile un'ultima volta. Via via che viene smantellata, i suoi rottami di ferro vanno ad alimentare i forni del suo colossale successore di Morgan. Non si può dire che sia cambiato del tutto il sistema con cui si produce l'acciaio. I criteri sono su per giù gli stessi di 90 anni fa. Dove invece è avvenuta una vera rivoluzione è nella maniera come viene lavorato l'acciaio e come viene aumentata la produzione. L'organizzazione è mutata. Ora sono le macchine a fare i lavori più pesanti. Ora gli uomini impiegano il cervello e le mani a foggiare in mille maniere questo metallo, la cui importanza è vitale per quasi tutte le industrie di oggi e di domani. Senza acciaio non avremmo automobili, treni, aeroplani. Il progresso non sarebbe stato possibile. Uomini, materie prime, macchine. La nuova orchestrazione di questi tre fattori accompagnerà l'Europa verso un'abbondanza mai vista nel passato. Thank you.
una parte delle nostre nuove energie deve essere oggi utilizzata per la produzione di mezzi difensivi a tutela del lavoro e della libertà dell'Europa, lo scopo però resta sempre lo stesso: prevenire e sventare le insidie che possono essere tese alla nostra attività pacifica, al comune sforzo verso un avvenire non più dominato dalla paura e dal bisogno. Decisa a continuare nella sua pacifica opera di ricostruzione, ma altrettanto decisa a difendersi da qualsiasi minaccia, dietro lo scudo del suo lavoro e con le sue ritrovate energie, l'Europa è di nuovo in cammino.